Ben trovati ragazzi a questo nuovo appuntamento, benvenuti a tutti voi al Bar del Calcio. Partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul Bar del Calcio, cliccate di nuovo sul Bar del Calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo, come di consueto ragazzi, che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti appunto il Bar del Calcio. Allora, parlo per me, vi dico quella che è la situazione. Nei giorni scorsi anche fonti autorevoli, quali Sky, la cito perché insomma la prima notizia l'ha data lui, hanno parlato di un abbandono da parte della Lazio della trattativa legata a Samardžić. Samardžić che è rientrato nei radar della Lazio da una settimana, 10 giorni, quando bisogna un po' allargare gli orizzonti. In realtà la Lazio anche l'anno scorso lo ha cercato, soprattutto nelle battute finali del mercato estivo, quando aveva capito che tutti avevano mollato Samardžić con una sorta di solidarietà totale tra i club per non trattare questo giocatore, che comunque con l'Inter, nella persona del suo entourage, si dice preferibilmente del padre che segue anche il figlio e aveva chiesto una commissione disumana, appunto poi non si è fatto più niente e nessuno voleva Samardžić. Lo dico andando un pochino controcorrente, ha provato negli ultimi giorni di mercato estivo dell'anno scorso a piazzare il colpo in extremis, a prendere e prendere questo giocatore che nell'Udinese, comunque bisogna dire la verità, soprattutto l'anno scorso, questo va detto ragazzi, ma anche nella passata stagione in maniera un po' meno evidente, si è dimostrato comunque un giocatore di grande qualità, di grande valore per questa Serie A, che è davvero modesta qualitativamente parlando. In realtà non mi risulta questo. Nel mio piccolo mi sento di dire che la Lazio è ancora molto forte su Samardžić, che non stiamo davanti a delle voci e nulla più, a parte un abboccamento e una bozza di accordo col giocatore, come nel caso di Gosens, ma c'è una trattativa vera e propria con la Lazio, che ha prima, come è corretto che sia, appunto contattato l'Udinese, dirigenti dell'Udinese che sono venuti a Roma a trattare, ma che poi sono andati via senza un nulla da fare che successivamente ha portato ad un silenzio che da molti è stato interpretato come un abbandono da parte della Lazio della trattativa. Io invece do due letture a questa situazione. La prima: ma perché si sono scomodati i dirigenti dell'Udinese? Questa secondo me è un aspetto di questa trattativa che da molti è stato preso sotto gamba. Provo a dare una mia interpretazione, una mia lettura, lo dico sempre. A me il fatto che siano venuti i dirigenti dell'Udinese qua e che non sia andata la Lazio là, è la Lazio che è interessata al giocatore, mi fa pensare che la trattativa vede al centro di questo, appunto, di questo colloquio non solo Samardžić, ma anche uno, se non due,
giocatori della Lazio che possono interessare all'Udinese. Evidentemente l'Udinese è venuta a Roma nell'ottica dell'interessamento della Lazio per Samardžić, ha chiesto informazioni in merito a 1/2 giocatori della Lazio. Evidentemente la valutazione che la Lazio ha dato a queste eventuali, sottolineo eventuali, contropartite da inserire nell'ottica dello scambio Samardžić ha un po' freddato l'Udinese e di conseguenza la Lazio ha preso le distanze. Questa è una prima dinamica che si è venuta a creare dietro al discorso Samardžić, perché poi c'è anche quella che abbiamo letto da più parti, ossia che l'Udinese dà una valutazione assolutamente eccessiva al proprio calciatore. E vi dico la verità, ci sta nelle dinamiche del calciomercato che tu sopravvaluti ciò che vendi, no? Però fino a un certo punto, perché ve l'ho detto proprio poco fa, magari Samardžić poteva valere 25 milioni d'euro un anno fa, dopo che aveva fatto una signora stagione con l'Udinese. L'anno scorso Samardžić non ha replicato in termini qualitativi e quantitativi, attenti a quello che vi sto dicendo, la prestazione. Quindi per forza di cose io capisco il volere dell'Udinese, ma è altrettanto vero che insomma dobbiamo un attimo darci una regolata, perché secondo me la quotazione giusta di Samardžić ammonta a 20 milioni di euro. Ecco, secondo me è 20 milioni di euro la quotazione onesta di Samardžić, per come la vedo io. Sta tutto qua il problema, amici miei. 20 milioni di euro è una cifra sulla quale si può ragionare, e sono d'accordo con la Lazio in questo caso che spendere di più per un giocatore che, ribadisco, quest'anno ha fatto bene, sì, ma attenti, andate a vedere le partite, in molte occasioni è partito anche dalla panchina, 25 milioni quest'anno è spropositato. Ecco, secondo me si potrebbe trovare un accordo di massima, ipotizzo io, a 22 o 17-16 più l'inserimento di una o due contropartite della Lazio. Ecco, quindi per me la Lazio non ha abbandonato la pista Samardžić, assolutamente no, non l'ha abbandonata. Non so se sia una priorità per la Lazio, quello sì. Secondo me nell'ottica di tenersi più piste aperte sta portando avanti, ed è questa la mia netta sensazione, la trattativa per Samardžić, cioè al contrario di quello che si legge da 2-3 giorni. Questo lo dico proprio onestamente, ecco, è una mia lettura a questa trattativa. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto ditemi quanto per voi sarebbe indispensabile un Samardžić in questa Lazio. Non è detto che lo sia per tutti voi, eh? Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. Grazie per la visione di questo contenuto. Mettete un bel mi piace se lo gradite, condividetelo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, forza Lazio!